E benvenuti o bentornati sul mio canale. Nella trepidante attesa di sapere cosa succederà con un TT, che tra l'altro dovrebbe essere, almeno così si dice, agli sgoccioli di questa trattativa, si sta limando solo i bonus che arriverebbero da Lecce sul numero di partite complessive giocate dal giocatore durante quest'annata. Io sarei pronto ad andare a prenderlo a nuoto fino a Barcellona, portarmelo sulle spalle, farmi tutta la costa spagnola, tutta la Francia, scavalcare le Alpi, farmi tutti gli Appennini, arrivare fino a Lecce con lui appeso sul collo. Però questa è un'altra storia. Oggi parliamo ovviamente di Giuseppe Pezzella, 24 anni, terzino sinistro del Parma. Arriverebbe appunto dal Parma con un prestito oneroso, gli è stato offerto il ruolo da titolare, quindi Gallo scalerebbe come subentrante e l'altro terzino che abbiamo su quella fascia sarebbe ovviamente Frabotta, che non vuole andare via ma sta riflettendo su questa situazione, perché ovviamente Barogni, da quanto abbiamo capito ovviamente dalle conferenze stampa e da cazzi e mazzi, è uno che ha la testa dura, è uno molto testardo, se si mette in testa un'idea quella è, e l'abbiamo visto anche con Pablo Rodriguez. Quindi Frabotta sicuramente quest'anno non avrebbe giocato più di tanto, avrebbe preferito anche far giocare la nonna di Gallo in carrozzina, il nonno di Gallo con le stampelle, ma Frabotta non l'avrebbe mai messo. Quindi arriverebbe Pezzella, titolare, Gallo scalerebbe appunto da subentrante e Frabotta probabilmente potrebbe tornare alla Juve cessando questo trasferimento in prestito, andando alla Juve, sicuramente trasferirsi in prestito da un'altra parte, sicuramente sì. Quindi Frabotta secondo me potrebbe appunto andare via qualora dovesse arrivare Pezzella, ed è vicinissimo a Lecce, nonostante altre quattro contendenti appunto a questo giocatore. Dovrebbe arrivare lui, andrebbe a completare quella che è la nostra difesa con Pongracic, e qualora veramente dovesse arrivare un TT sarebbe veramente una bella difesa con Gendrea anche a destra, sarebbe veramente veramente fantastico, una difesa che potrebbe portarci a salvarci quest'anno, perché secondo me se hai una buona difesa hai già fatto non metà, diciamo il 60-70% del lavoro, ecco. Quindi andrebbe a completare un reparto difensivo che via via, piano piano, si sta andando a ristabilire e secondo me anche a rinforzare. Quindi trattativa che secondo me si concluderà nel giro di poche ore, magari oggi stesso, magari domani, dopodomani. Fatto sta che entro la partita di Empoli dovrebbe essere già a Lecce, dovrebbe aver già sostenuto le visite mediche, firma del contratto, e contro l'Empoli dovrebbe essere addirittura già titolare, quindi subito messo in mezzo, subito messo nella, inserito in partita. Detto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra sia su Pezzella, cosa ne pensate, se secondo voi è un innesto giusto, se è un difensore, un terzino che può dare manforte a questa nostra difesa. Fatemi sapere tutto quanto, scrivetemi qui sotto nei commenti, e io vi invito quindi a lasciare anche un mi piace e a condividere il video con quante persone volete. Una persona va benissimo, due persone vanno benissimo, 100 persone, condividetelo con chiunque, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video aggiornamento, sicuramente quando ci sarà qualche altra notizia vi porterò un altro video appunto. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi, e sempre forza Lecce.